Presidente Pino Praticò, una grande iniziativa questa di oggi per festeggiare martedì la festa del papà. Grande, grande iniziativa, ma soprattutto, come potete vedere, tantissima gente che è arrivata. E ogni volta, sinceramente, è tanta. Speriamo che ce la facciamo, anche perché sono stati bravissimi i nostri pasticceri che hanno preparato, si sono date da fare per soddisfare tutte queste persone. Sono più di 1000 persone, speriamo che ce la facciamo oggi. Grande successo, anche perché io ho dovuto fare questa cosa per accontentare i papà. Un'iniziativa nuova, che è quella della festa del papà, e invece di farla festeggiare il 19 l'abbiamo anticipata il 17, perché è domenica, i papà sono liberi, possono gustare, possono festeggiare insieme ai familiari e ai figli. Quanti papà abbiamo premiato oggi? Oggi abbiamo premiato la bellezza di 450 papà. Da questa mattina ho avuto il piacere di premiare anche il prefetto Rappucci come papà, non solo come papà, ma come simbolo di questa città, perché finché come prefetto, come persona istituzionale che ha avuto la possibilità di essere commissario in questo comune, ci ha dato atto a noi associazione di poter organizzare manifestazioni e a fare attirare tantissima gente in questo paese, che se ne parla ogni tanto. Una città che si sta risvegliando grazie anche alla sinergia della Proloco. Gioettaro si sta svegliando, la Proloco, grazie al mio staff, grazie a tutti gli amici che sono con me, perché hanno avuto la possibilità di poter organizzare questa grande manifestazione. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, gli sponsor, soprattutto quelli che nel pochissimo mi hanno fatto. Sì, insieme alla Proloco siamo presenti a Gioia Tavolo per omaggiare la giornata di San Giuseppe. Per l'occasione abbiamo preparato la classica zeppola di San Giuseppe, che è un dolce di tradizione antichissimo, è a base di burro, farina, uova, latte, panna, con una crema all'italiana di panna fresca e crema pasticcera. Qui insieme a tutti i soci abbiamo mangiato questa bellissima giornata. Sì, infatti siamo presenti con la finalità di proporre sempre i prodotti artigianali del nostro territorio. Infatti le creme che abbiamo preparato sono anche al gusto di mandarino, di clementino, di bergamotto. E dopo questa grande giornata ci incominciamo a organizzarci per la Santa Pasqua. E incominciamo a fare le uova pasquali e tutti i dolci di tradizione, i classici gutturagi e tutto quello che per la preparazione pasquale.